AgriFood Abruzzo Sostenibile, presentata a Palazzo Silone la settimana dal 7 all'11 febbraio, che vede l'Abruzzo protagonista con l'AgriFood Expo Dubai 2020, con la seconda missione istituzionale della delegazione abruzzese, con una serie di appuntamenti per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e favorire l'apertura su nuovi mercati del Made in Abruzzo e del suo sistema sostenibile. A presentare dettagli e appuntamenti dedicati all'Abruzzo a Dubai, il vicepresidente della Giunta regionale e assessore all'agricoltura Emanuele Imprudente, il presidente dell'ARAP, che in questo caso è braccio operativo Giuseppe Savini, e il direttore generale ARAP Antonio Morgante. Le eccellenze dell'agroindustria abruzzese in evidenza in questa settimana con 22 aziende presenti con oltre 100 prodotti, tra i quali zafferano, olio, tartufo, vino e pasta. Ci saranno incontri con operatori di settori specifici. A disposizione delle aziende verranno forniti anche modelli di intelligenza artificiale, perché l'ARAP metterà pure a disposizione uno sportello per informare su bandi per le imprese e possibilità di finanziamenti. Noi andiamo lì a promuovere complessivamente quello che è il valore dell'Abruzzo. Il valore dell'Abruzzo, che è la terra della regione dei parchi, che è quella della regione dell'area pulita, della nostra terra, insomma, il nostro sistema sarà l'Abruzzo sostenibile. Ecco, questo è il progetto che andiamo a esportare. All'interno di questo ovviamente c'è l'agri-food, che secondo me sarà l'elemento predominante, perché le nostre eccellenze, i nostri prodotti fanno sì che con il grande legame che hanno il territorio riusciamo a promuovere e a mettere a sistema quello che è il valore dei prodotti, delle aziende, e quindi ciò che andiamo a rappresentare con essi, ma al tempo stesso mettiamo al centro l'Abruzzo. Saranno presenti ovviamente media del settore in un programma molto intenso, con la presentazione dei prodotti abruzzesi nella prima giornata in una sorta di testing con social media manager, influencer, giornalisti di settore. Il giorno successivo, il martedì, la presentazione del sistema dei parchi con show cooking e riunioni tra importatori ed esportatori dedicati alla sostenibilità. Mercoledì saranno protagonisti la pasta abruzzese, le paste secche, ortofrutta e olio. Giovedì e venerdì diversi appuntamenti con un focus specifico sullo zafferano e il tartufo. Il 12 le camere di commercio organizzeranno una serie di eventi all'interno dell'esposizione. L'ARAP sarà impegnata anche in una settimana a marzo, dedicata a logistica ed idrogeno, per promuovere l'Abruzzo come possibile sede dove fare investimenti. Ci sarà anche una novità molto importante dell'incontro con gli influencer della rete, per quanto riguarda i prodotti agri-food, influencer che opereranno, che fanno gli incontri per conoscere i prodotti e che poi opereranno all'interno di una dimensione di livello mondiale, dall'Australia fino agli Stati Uniti e al Sud America. Altro sicuramente elemento importante è la conoscenza dei prodotti per quanto riguarda l'incontro che abbiamo organizzato con gli importatori internazionali, quindi non solo gli importatori del sud-est asiatico, ma gli importatori di tutto il mondo. Ecco, questo io penso sia un esempio nel quale si mettono a terra progetti che, voglio dire, vengono declinati non solo attraverso una partecipazione della Regione Abruzzo che assume solo una veste istituzionale, ma che servono veramente a far crescere l'economia della nostra regione.